Provincia di Ragusa, migliaia di piccoli agricoltori sono quelli che ci danno da mangiare, sono rimasti il 2% della popolazione, sono in mano alle banche, stanno facendo lo sciopero, hanno occupato il comune. E per cui la nostra risposta qual è? Del vostro prossimo sindaco, perché ve lo meritate quello lì, io godrò come un riccio, godrò, è il prossimo presidente della regione, godrò come un riccio, perché è quello che vuol fare i campi da golf. E gli agricoltori sono contenti, ha detto io, un bel campo da golf. Noi chiudiamo le nostre serre, ci mangeremo le palline, i caddy e le mazze fatte alla minchiarella. Allora, io adesso vi... Allora che cosa abbiamo detto? Questa classe politica deve andare a casa tutta. Tutta questa classe di giornalisti, così deve andare a casa anche il giornalismo. Bisogna che cambiamo l'informazione, sennò non succede niente. Non succede niente. Allora, il 25 di aprile, noi abbiamo fatto un V-Day l'8 di settembre, abbiamo cambiato la politica, loro l'hanno cambiata, di questo paese. Adesso parlano tutti di quello che dicevamo noi nel V-Day. Adesso tutti hanno i prescritti, non ne vogliamo nelle nostre liste. Solo qualche ergastolano ogni tanto. Ma vaffanculo! Hai capito? 3 legislature solo per gli altri, ma il 10% possono andare avanti. E io devo mantenere quella gente che non conosco neanche. Voi parlate di quelli che conoscete, ma c'è gente che ha 6 legislature. La moglie di Fassino, chi cazzo la conosce la moglie di Fassino? Chi? Come si chiama? Serafino. Chi è? 6 legislature. La moglie di Fassino, che cazzo fa? Tutto il giorno. La moglie del globulo, cosa fa la moglie del globulo? 6 legislature a 20-25 mila euro al mese, moltiplica 25 mila euro al mese per un anno, quanto sono? 300 mila euro? 300 mila euro per 6, 6 per 3, 18. 1 milione 800 mila euro per una che non conosco neanche, ma vaffanculo! E Fassino 5. 5 legislature, sono 5 per 5, 25 anni. De Gasperi, il più grande statista di tutti i tempi, è diventato anche De Gasperi, dal 46 al 54 in 8 anni. 8 anni, poi è morto, 8 anni ha fatto De Gasperi, non 30! E questa gente qua si ripropone, basta. Il 25 di aprile, giorno della liberazione, dobbiamo fare un colpo straordinario. Ci saranno 3 referendum. Perché i cittadini sono tagliati fuori. Guardate, questa legislatura è veramente schifosa. Ci mandano a votare o vi mandano, perché io non ci andrò mai per una questione di principio. Guardate che io dicevo una volta, andavo a votare, mi vergognavo. Adesso sono orgoglioso di non essere complice di questa gentaglia che ha tradito la Costituzione, articolo 1. Il popolo è sovrano. Guardalo il popolo come cazzo è sovrano. Guardati! Ah, il popolo sovrano esercita la sovranità in base ai mezzi della Costituzione. I mezzi della Costituzione sono il referendum alla rovescia. Cioè il cittadino non può proporre una legge, perché è coglione, la può solo abrogare. È come se due vanno a sposarsi e il prete dice a lui, la vuoi mandare a cagare? No, vi dichiaro marito e moglie. Al contrario. Allora, quello che voglio dirvi, il 25 di aprile... Ci saranno 3 referendum in 400 città italiane. Io sarò a Torino, in tutte le città della Sicilia, organizzate da questi ragazzi che adesso vado a presentarvi, la raccolta delle firme per il 25 aprile, la liberazione. I 3 referendum saranno, primo, eliminazione del finanziamento pubblico ai giornali. 1 miliardo. Vuoi fare un giornale? Lo vendi e vivi con quello che ti compra, se no vai a fanculo. Non che gli operai, fermi, gli operai danno, ma scusate, ma Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, prende 18 milioni di euro all'anno dalle tasse degli operai della Confindustria, va a fanculo. Libero, 6 milioni. Il Foglio, 4 milioni e mezzo di quel ripieno di immondizia.
Lo chiamano direttore, va a far culo direttore! È un mantenuto, sono ricottari, ricottari dell'informazione. Fuori dai coglioni, i nostri soldi non li beccano più. Se li guadagnano con la legge della domanda e dell'offerta, è libero mercato. Allora vanno a far culo, se no vanno in Unione Sovietica. Primo, togliere i finanziamenti, 1 miliardo di euro. Con 1 miliardo di euro noi ci possiamo pagare i cassa integrati, i prossimi dell'Alitalia. Ma cazzo, ma l'Alitalia, ma io divento pazzo. Erano in televisione a dire, a darsi la colpa. Ma chi è stato per 5 anni primo ministro e ministro dei trasporti per far fallire sta cazzo di Alitalia? Chi? Primo ministro? Nei 5 anni precedenti chi c'è stato? Il nano sopraelevato. E il ministro dei trasporti era chiamato il ginecologo. Era Lunardi, quello che vedeva il mondo in base ai buchi. Voleva bucare tutto come un ginecologo pazzo. Ce l'abbiamo i nomi! Non devono dire chi è stato, sono stati loro! Ce l'abbiamo i nomi dell'immondizia di Napoli! Si chiamano Bassolino e si chiamano D'Alema! Vaffanculo, ce l'abbiamo i nomi! Del debito pubblico si chiama Tremonti! Ce l'abbiamo i nomi! 25 di aprile, secondo referendum, via abolire l'ordine dei giornalisti. Esiste solo in Italia, fatto da Mussolini nel 25. Quando parli dell'ordine dei giornalisti nel mondo ti guardano come se fossi un marziano. Cosa vuol dire che io devo passare un esame, pagare una tangente a un gruppetto di merde che mi dice se io sono o non sono un giornalista? Ma vaffanculo, siamo tutti giornalisti! Siamo tutti in grado di scrivere le merdate che scrivono questa gente qua! Non tutti, per fortuna non tutti, ma i giornalisti che fanno il loro lavoro, li vedi chi sono? Sono inseguiti dalla scorta perché hanno paura per la vita per scrivere i nomi e i cognomi, quello che dovrebbe fare qualsiasi giornalista. Sono gli abate, eh? Sono Travaglio. Travaglio bisogna che faccia il ministro di giustizia. Travaglio, io lo voglio lì. Cazzo, via l'ordine dei giornalisti. Non serve, è una cosa, un'impostura di Mussolini per tenere sotto controllo l'informazione. Non serve, allora mettiamo anche l'ordine dei poeti. Fai una poesia, devi scriverti, poi c'è una commissione che dice che cazzo hai detto, onore, cuore, vaffanculo, ma stai scherzando. Terzo, ed è quello più importante, qui ci giochiamo la vita dei nostri figli, il nostro avvenire, ve lo giuro col cuore in mano, ve lo dico. Terzo del referendum, abolire la legge Gasparri, della fattucchiera Gasparri. La legge della fattucchiera Gasparri è la vergogna umana. Allora vogliamo un paese serio? Non ci può essere in un paese serio uno che fa politica, diventa presidente del consiglio con 3 televisioni e 20 giornali. Non si può essere un paese serio dove di nuovo torna un presidente del consiglio che ha corrotto la Mondadori con Previti, hanno corrotto un giudice e non è successo un cazzo. Italiani, sì. Questa è patria, la patria, la patria! Io non sono mai stato, me ne sono sempre battuto i coglioni della patria! Adesso sono diventato un patriota! Mi stanno facendo diventare un patriota! Legge Gasparri, io l'ho letta. Gasparri no, non la sa, quella fattucchiera vergognosa. L'occhio così che non sai dove cazzo guardi, che se lo fissi ti viene la labirintite. Allora, articolo 23, comma 5 della legge Gasparri, pensate dove arrivano, dice che chiunque vuole una frequenza televisiva deve averne già una. Sapete perché? Si chiama articolo 23, comma 5, andate a controllare. Perché? Perché adesso facendo